Il sonetto Voi che ascoltate in rime sparse il suono funge da introduzione al canzoniere, poiché ne definisce alcuni aspetti chiave. In questo video tutorial ne esamineremo due, da una parte i destinatari dell'opera, come si evince dal voi iniziale, dall'altra il tema centrale, una tormentata vicenda amorosa da cui il poeta prende le distanze. Partiamo dal primissimo aspetto, il destinatario, a chi si rivolge il poeta, chi dobbiamo vedere dietro il voi iniziale. Cosa rappresenta questo incipit? Dietro il voi c'è il pubblico dei lettori, supponiamo, a cui tuttavia non si chiede di leggere ma di ascoltare il suono dei sospiri, in rime sparse, sospiri con cui il poeta in passato nutriva il suo cuore, alimentava cioè la sua immaginazione amorosa. Al pubblico inoltre si chiede di ascoltare una storia d'amore raccontata in modo non convenzionale, frammentaria, come ci dicono le rime sparse, e soprattutto fatta di sospiri. Cosa vuol dirci Petrarca con questo? Vuol dirci che il canzoniere è la trascrizione fedele e sincera, senza mediazione, fatta di sospiri e non di un linguaggio articolato, del dolore, dell'angoscia, ma anche della gioia, ossia di tutta la variegata complessità dei sentimenti legata all'esperienza amorosa che ha segnato la sua esistenza. Ma vuol farci capire anche che, trattandosi di sospiri, non di parole, non sarà semplice per il lettore entrare dentro la complessità di questo messaggio poetico. Passiamo ora al secondo aspetto, il tema centrale dell'opera. Esso è senza ombra di dubbio, come rivela la centralità dei sospiri, quello amoroso. Più in dettaglio, il tema è la storia di un'anima profondamente segnata dall'amore. I momenti cruciali di questo percorso esistenziale sono tre. L'amore per Laura, definito giovenile errore, ovvero uno sbaglio commesso in gioventù, da cui il Petrarca maturo, che scrive i versi nel 1350, a 46 anni, vuole prendere le distanze. Il secondo momento è il pentimento. Egli invoca pietà e perdono per l'errore giovanile, vale a dire che cerca la comprensione e la solidarietà del pubblico dei lettori che si cela dietro il voi. Infine, l'ultimo momento è la conversione e la presa di coscienza che i piaceri mondani, in particolare l'amore totalizzante per una creatura terrena, sono illusioni, breve sogno rispetto all'amore per Dio. Il vero amore, l'unico in grado di garantire la perfezione dell'anima e la salvezza eterna. Ecco perché Petrarca tiene a precisare che l'esperienza dell'amore e passione appartiene al passato, è un errore giovanile commesso in una fase della vita in cui egli era molto diverso da com'è ora. Quando era in parte altruom da quel chi sono.